Leggo la traduzione del primo canto, Toda la vida. Oggi la voce non si può tacere, si fa libero il canto nella verità. È tanto grande quello che ci è accaduto, che ha fatto nuovo il nostro cuore. È fuoco che incendia il sangue, è luce che i nostri occhi cercano. Nella verità nasce la libertà, la vita nuova che trasforma. Tutta la vita grida la verità, che la sua presenza è in noi, nel miracolo della comunione, l'unica forma di liberazione. Il cuore non si rassegna a grida prive di infinito, il cuore vuole l'eternità per gridarla in tutti i suoi battiti. Fa che io ti veda, Signore del mio cuore, fa che tutto sia niente per me, se solo tu sei, sii il mio pensiero più bello di giorno e di notte. La tua presenza sia la mia luce, quando dormo e quando veglio. Sii sempre con me ed io con te, Signore. Sii tu e tu solo il primo nel mio cuore, Re del cielo, sei tu il mio tesoro. Grande cuore del mio cuore, qualunque cosa accada, fa sempre che possa vederti, o Signore di tutto. Oh.
Buonasera a tutti, grazie ai nostri amici del coro che ci hanno introdotto con i canti. Non c'è bisogno che vi presenti Don Julián. Allora salto questa parte, dico solo come ringraziamento mio personale, dico solo una cosa, che io in questi anni sono stato colpito dalle innumerevoli volte in cui, quando Don Julián ci parlava, ripeteva questa affermazione di Don Giussani tratto dal Rischio Educativo, che dice così: per la mia formazione in famiglia e in seminario prima, per la mia meditazione dopo, mi ero profondamente persuaso che una fede che non potesse essere reperta e trovata nell'esperienza presente, confermata da essa, utile a rispondere alle sue esigenze, non sarebbe stata una fede in grado di resistere in un mondo dove tutto diceva e dice l'opposto. Io lo ringrazio, perché tutte le volte che lui ha ripetuto questa frase per me è stato un grande aiuto a non accontentarmi del già saputo, ma continuare sempre a cercare di verificare nella mia esperienza quello che tutti abbiamo incontrato. E fatta questa introduzione, vi dico come abbiamo preparato questo dialogo. Cioè, così, in questo mese, parlando con amici e chiedendo, così, in varie occasioni, quali domande secondo voi sarebbe stato bello mettere sul tavolo per dialogare con Caron, allora sono venute fuori 5 domande. Io le leggo una per volta e Don Julián risponde. La prima domanda è il titolo di questo incontro: cosa rende attraente il cristianesimo oggi? Vogliamo porti questa domanda perché metta a tema l'originalità dell'esperienza cristiana. Spesso tu hai sostenuto che il cristianesimo è un avvenimento che risulta interessante per la vita delle persone in quanto è in grado di esercitare un'attrattiva, cioè di corrispondere alle esigenze della ragione o del cuore. Dunque, che cosa rende attraente il cristianesimo oggi? Buonasera a tutti. Sono molto grato a Don Beppe che dell'invito a condividere con voi questa sera in cose che sono così preziose per ciascuno di noi, perché già quello che ha appena messo sul tavolo basterebbe per riempire la serata. Quindi grazie. Quando ho visto questa domanda sull'attrattiva, mi è venuto in mente questo testo di Sant'Agostino con cui inizio, che dice: l'esperienza elementare che uno fa dell'attrattiva. Tu mostri delle noci a un bambino e questo viene attratto. È una teologia particolare. Noce, attrazione. Egli corre, e tira fuori la conclusione, egli corre dove si sente attratto. È attratto di ciò che ama, senza che subisca alcuna costrizione. È il suo cuore che rimane ha vinto. Ecco come esercita la sua attrattiva il padre. Attrae con il suo insegnamento senza costrizione, senza costringere nessuno. Attrarre è l'arte di Dio. Così potevamo andare a casa. Perché dice in una frase, mi sembra che
a portata di mano di qualsiasi intelligenza, di capire come l'uomo, da un bambino a un adulto, si muove per un'attrazione. Quindi la unica cosa è, in primo luogo, riconoscere questa attrattiva che mi avvince. E siccome sono attratto di questa attrattiva che mi avvince, è facile la vita, solo basta assecondare questa attrattiva. Per questo diceva Don Giussani che l'uomo riconosce la verità di sé attraverso l'esperienza di bellezza, attraverso l'esperienza del gusto, attraverso l'esperienza di corrispondenza, attraverso l'esperienza di attrattiva che essa suscita. Un'attrattiva e una corrispondenza totale, non totale quantitativamente, totale qualitativamente. La bellezza della verità è ciò che mi fa dire è la verità. Questo è la verità. Perché? Perché la verità è come la faccia di una bella donna. Non può non dire che è bella. Non riesce a dire il contrario della bellezza che si impone. Ma a parte del paragone, dice, la verità è una cosa che si impone inevitabilmente. Uno ha una frazione distante per cui il cuore si commuove, è quello che lui chiama scintilla, qualcosa che succede nella persona, che è il frutto di questa attrattiva che muove tutto il resto. Per questo, quanto più questa esperienza succede nella vita, tanto più, dice Giussani, qualsiasi sia la nebbia che uno può vivere nel proprio cuore, nella propria riduzione, è come liberata da questa nebbia, suscitando, lui chiama, una povertà di spirito, come ridonandoci quell'apertura originale con cui veniamo al mondo, con cui un bambino guarda le noci e è attratto. Un adulto, in tante occasioni, può mettere sopra, no, tanta ganga, no, che impedisce questo riconoscimento elementare di un bambino. Ma la potenza dell'attrattiva è che fa emergere una povertà di spirito, dice lui, che rende facile il riconoscimento. Non occorre essere un genio, non occorre una particolare performance, non occorre un particolare allenamento, occorre semplicemente assecondare questa apertura
che desta l'attrattiva per riconoscerla. La bella faccia di una donna non è possibile non dire è bella. Non riesce a dirlo. Dovrebbe negare l'evidenza che ha davanti. Quindi, se uno non accetta questo, come assecondare questa crepa, questa povertà di spirito che l'attrattiva esercita, il cristianesimo risulta come una riduzione della sua natura. Quello che diceva il Papa in un messaggio alle comunicazioni sociali è quello che vediamo succedere in Gesù, perché non si può imparare certe cose se non facendo un'esperienza, diceva. Non si comunica solo con le parole, ma con gli occhi, con il tono della voce, con i gesti. La forte attrattiva di Gesù su chi lo incontrava dipendeva dalla verità della sua predicazione, ma l'efficacia di quello che diceva era inscindibile del suo sguardo, dei suoi atteggiamenti e persino dei suoi silenzi. Quindi era qualcosa che si vedeva, che si poteva toccare con mano, che non lasciava indifferente a nessuno. Per questo il cristianesimo è interessante per la vita, si ha questa attrattiva. E che cosa lo rende attraente? Lo rende attraente il fatto che non cambia la natura, perché se il cristianesimo cambia la natura, non è attraente nella sua percezione, perché è ridotto a alcune delle solite riduzioni che si fa il cristianesimo: dottrina, rito, abitudine, etica, regole. Questo ha cambiato la natura e quindi già non ha nessun fascino. Invece attrae il cristianesimo quando uno vede incarnato in persone questa modalità di stare nel reale, questa intensità con cui uno può vivere la vita, e che quando uno lo incontra è come ancora più potente che la bellezza di una faccia, perché una faccia bella può essere facile perché è data. Vedere una persona così risplendente, così attraente, dice: ma da dove nasce questo? Quindi non può non rimandare altrove. Per questo sempre mi ha stupito, no? Di una frase che aveva detto Papa Benedetto, quando, citando Sant'Agostino, dice: ma che cosa può ultimamente muovere l'uomo nell'intimo di sé? Solo un'attrattiva di questo tipo. Perché? Perché se questo viene meno, venisse meno, mancasse questa bellezza, questa attrattiva, questo fulgore del vero che è la bellezza, come dice von Balthasar, in un mondo senza bellezza, se uno non ha la possibilità di incontrare questa bellezza, questa attrattiva, anche il bene ha perduto la sua forza di attrazione.
l'evidenza del suo dover essere adempiuto, perché devo farlo se non mi attira. E l'uomo resta perplesso di fronte a esso e si chiede perché non deve piuttosto preferire altro, il male. Anche questo costituisce una possibilità, persino molto eccitante. Lo stesso succede con il vero, dice. In un mondo in cui io non potessi trovare il bello, gli argomenti in favore della verità hanno esaurito la loro forza di conclusione logica, non prendono. I sillogismi non sono in grado di muovere nell'intimo, e il processo che porta alla conclusione è un meccanismo che non inchioda più nessuno, e la stessa conclusione non conclude più. Quindi, che cosa può rendere il cristianesimo interessante? Oggi, attraente, oggi, se uno lo può vedere risplendere nella faccia di qualcuno, nel brillio degli occhi, perché questo è quello che può dimostrare che accade come qualcosa di presente. No, semplicemente un devoto ricordo del passato, ma qualcosa che accade nel presente, e quindi non mi lascia indifferente, apre una crepa, mi rende povero davanti a quell'attrattiva, e quindi, facendomi attraente il cristianesimo, è l'unica modalità che può essere avvincente in questo mondo che, come tu dicevi, se uno non fa, come dicevo Giuseppe, che la frase che citavi, che ripeto, hai ragione, che la ripeto molto spesso perché è quella che mi convince di più, che in un mondo in cui io non potessi fare un'esperienza di questo, dove io vedo la conferma nell'esperienza stessa che faccio, no? Non potrà durare. Perché? Perché non può durare semplicemente per moralismo o per regola. Potrà durare se continua a trarmi e se mi attira sempre di più. Non è che può venire meno, quanto più uno è in rapporto con quell'attrattiva vincente a vincente, tanto più uno è attirato. Quindi, se noi abbiamo a cuore l'esperienza che facciamo di questa attrattiva, ci interessa renderci conto di questa dinamica che l'attrattiva riaccende costantemente in noi, perché possiamo verificare nella propria esperienza la conferma della verità di quello che l'esperienza ci comunica, e quindi possiamo sempre di più riempirci di ragioni per essere cristiani. Se questo non accade, anche se uno continua a mantenere qualche tipo di attività religiosa, cristiana, partecipazione a qualche rito, quello che prenderà il sopravvento è altro, è altro. È inevitabile, no? Come se una persona che è innamorata in un certo momento, questo
questa attrattiva viene meno, il sopravvento lo prende un'altra cosa. E l'uomo è talmente fatto per essere preso fino al midollo di un'attrattiva che quando questo non accade nessun volontarismo, nessun allenamento, nessuna strategia può darci questo. Perché cambia la natura dell'esperienza cristiana. Per questo mi sembra che la domanda che hai posto già dice, no, di che cosa stiamo parlando e che cosa può facilitare questo riconoscimento dell'attrazione. Allora leggo la seconda domanda, che è legata alla prima, ma cosa rende attraente il cristianesimo oggi? Questa è la domanda che obbliga a chiedersi, è attraente per me? Cosa attrae i ragazzi che incontro sempre più digiuni di conoscenza, a volte anche addormentati, ma imprevedibilmente a volte disponibili a seguire un invito che può diventare una vita e cambiarla? Penso sia un incontro fra un debolissimo strumento umano, che può essere anche un soffio. Il nome di Don Giussani, sentito per caso a una festa a Dallas, come mi hanno per esempio raccontato amici di lì. Quindi può essere anche il soffio e un momento in cui il cuore si sente toccato e la ragione decide di assecondare. E così per te? Pensi che il tempo serva? A volte a me sembra che non basti l'apertura che nasce nei rapporti, ad esempio con tanti alunni o amici. Capisci che intuiscono qualcosa di strano, di attraente, che in qualche modo cambia il modo di pensare e di concepirsi, ma sembra finire lì. Ma forse questo è già un primo passo? Cosa ne pensi? È un'ultima cosa che mi interroga. Certi gesti forti del cristianesimo sono attraenti anche per i ragazzi digiuni e penso all'incontro col Papa del 18 aprile. Tutti incollati. Perché? È vero che tante volte basta un soffio, no? Intercettare quell'attrattiva e sembra quasi possiamo dire una sproporzione tra quel soffio e la voragine che ridesta, pensiamo per esempio nell'innamoramento, no? Posso andare a una festa senza nessun'altra preoccupazione che passare un bel momento e in un soffio posso essere colpito da una presenza, avere il presentimento che quella presenza ha un significato per il vivere, è un soffio, quasi un nulla, ma sufficientemente potente come per ridestare la voragine e non posso andare via senza la ferita di quel dardo, no? Che mi è arrivato attraverso quella presenza. Quindi è così, basta un soffio. E con i ragazzi può capitare lo stesso. Ma come l'uomo è fragile, no? Tante volte il tempo è fondamentale, perché questo presentimento che ho avuto, se non viene confermato la volta successiva e quella successiva, come succede ai discepoli, che ogni volta che andavano a trovarlo se confermava l'impressione precedente e credettero in lui. E credettero in lui, cioè, e lo riconoscevano, ma è questo qua, e lo riconoscevano ancora una volta, ma
in più, e quando vedevano un segno, quando volevano guardare in un modo. Ma questo è diverso. Ogni gesto confermava l'impressione dell'inizio. Come quando uno si innamora, si veramente è quella, ogni volta si conferma, è questo, è questa, è questa e non quest'altra, è questa. Quindi il tempo è decisivo, deve essere presente nello sviluppo, nella maturazione di quel soffio, no? Perché possa veramente penetrare in ciascuno di noi. Per questo dice Don Giussani che la certa età abbraccia tutta la traiettoria della convinzione. E questo a volte è quello che tante volte può mancare. Mi ricordo che qualche mese fa, in una intervista al Corriere, a proposito dell'ultima lettera di Papa Benedetto, il Cardinale Scola, no, aveva fatto questa osservazione, no? Davanti come alla crisi del cristianesimo, dice: noi non abbiamo approfittato quando, diciamo, la gente aveva frequentato così massicciamente dopo la guerra le nostre parrocchie, le nostre associazioni, eccetera, per portare della convenzione alla convinzione, come pensando che con la convenzione potesse resistere la convinzione. Quindi non si è proposto una strada che facilitasse questo passaggio. Per questo mi stupisce sempre che, se questo non succede, nel tempo si perde un'impressione vera, una scintilla totale, vera, ma se non ci sono altre conferme, perché uno fa una strada, alla fine non dura. Quindi qui si gioca in quello che dici una cosa fondamentale, e questa è l'esperienza che per me è stata cruciale, no? Perché se io non avessi, non continuassi a vedere questa conferma, no, nel tempo del compimento della promessa di Gesù nella vita, se io non lo vedesse, non lo sorprendesse, no, attraverso tutte le sfide, tutte le vicissitudini, tutte le provocazioni della realtà, sarebbe impossibile che non venisse meno, come quando tu vedi che l'interesse decade, no? Perché non continua a succedere. Quando sono stato a Padova a presentare la mostra Vivere nel tempo dell'incertezza, c'era invitata anche Elisa Fuxas, che aveva questa domanda. Lei ha fatto un cammino di conversione, dice: ma io vivo con una intensità, con una sovrabbondanza, possiamo dire noi, che la domanda che più mi urge: ma questo durerà? Perché io ho la paura che questo finisca, perché io non voglio, diciamo,
tornare all'abitudine precedente, no? E quindi la sfida più grande di una promessa come quella cristiana è che la promessa si avvera sempre di più, no? Che il centuplo qua giù non sia solo verbale, ma sia esperienza costantemente, quindi che mi incolla sempre di più. Perché se non mi incolla sempre di più, prima o poi vedrà meno. Quindi, per questo il tempo è decisivo per la verifica della verità, perché qualcosa che è vero dura. Dura. Sappiamo che un amore è vero, che un'amicizia è vera, perché dura nel tempo. Quando qualsiasi contraddizione, qualsiasi imprevisto mette a repentaglio quell'amicizia, abbiamo capito che forse non era così amico. Quando dura davanti a qualsiasi sfida, vuol dire che quell'amicizia ha una consistenza che tante volte altre non ce l'hanno. Quindi il tempo è decisivo. Per questo noi possiamo vivere il tempo come la verifica della verità di quello che abbiamo incontrato, dell'esperienza cristiana che uno fa, e allora la certezza si incrementa, oppure possiamo perdere la vita vivendo, possiamo perdere la certezza, perché venendo meno quella conferma, alla fine prende il sopravvento altro. Per questo è così cruciale assecondare costantemente la provocazione che l'attrattiva provoca in noi, perché senza questo alla fine praticamente non diventa talmente nostra che in fondo poi decade. A volte quando si tratta con i ragazzi o con i figli o con gli amici, uno può avere la fretta di che subito risponda, non sappiamo quando arriva il momento, quante conferme ha bisogno della persona. Per questo mi piace fare questo esempio rispetto al sorriso della mamma, no? Per fare scattare il primo sorriso del bambino. Quanti sorrisi dovete fare le mamme per fare scattare il primo sorriso del bambino? Se vi stancate, no? O volete affrettare e diventate nervose, no? E cambiate il metodo, l'unico che fate è farli piangere, non farle scattare il sorriso. Per questo quante volte occorre star lì come sorridendo all'altro, testimoniando all'altro con un'attrattiva, aspettando in pace, proprio sostenuto dall'esperienza che io faccio di pienezza, che non ho bisogno per questa pienezza che l'altro risponda, perché altrimenti cercherei di accelerare e violentare l'altro perché risponda, perché altrimenti io sono incerto. Solo poggiando su quella certezza potrò dare all'altro tutto il tempo di cui ha bisogno, secondo un disegno che non è il mio. Solo perché Dio è Trinità può darci tutto il tempo, perché possiamo senza fretta, senza cambiare il metodo, come fa Gesù, che non si stancava di porre davanti alle persone la sua presenza, senza fretta,
perché a volte come la insicurezza che ci assaldi quando pensiamo che se non ha risposto secondo i nostri disegni vuol dire che non è vero o che non è disponibile, non sappiamo, stiamo davanti al mistero dell'altro e dobbiamo aspettare perché non sappiamo a che sorriso scatterà la scintilla del suo sorriso. E questa è la tenerezza che il mistero ha con ciascuno di noi. Se uno ha questa esperienza potrà darsi il tempo rispetto agli altri. Certo, perché quella attrattiva in qualche momento potrà aprire la crepa, sempre con il permesso della libertà dell'altro. Non è un meccanismo che si impone, è semplicemente un invito, il mio contributo al destino dell'altro. Si è certi, allora si aspetta, insomma. Allora la terza domanda si raccoglie due domande di due amiche, le leggo. Il problema educativo è squisitamente un problema dell'adulto. Don Giussani ci ha insegnato che la forza del soggetto adulto sta nell'intensità della sua autocoscienza. Molti di noi hanno fatto l'incontro con Gesù, hanno visto e vissuto fatti eccezionali, eppure la certezza dell'io non viene incrementata. Sembra quasi che si debba sempre tornare alla linea di partenza, facendo i conti con la fragilità e lo smarrimento. Domanda: quali sono i passi fondamentali del cammino di fede che ci guidano verso una consistenza personale in grado di farci vivere tutto in maniera più vera, riconoscendo una speranza che non delude? La seconda domanda, che l'ho legata a questa, dice: spesso ti ho sentito dire che per te gli ostacoli sono stati una risorsa che ti ha fatto approfondire un cammino umano. Cosa ti sostiene in questa posizione umana? Tante volte, dice la domanda, vediamo dei fatti eccezionali, eppure la certezza dell'io non viene incrementata. È una bella sfida, perché i fatti, no, con cui uno ti dimostra tutto il suo amore non fanno crescere la certezza che l'altro ti vuol bene, un bel casino. Perché da dove posso raggiungere la certezza se tutto quello che succede davanti ai miei occhi non incrementa la certezza? Per questo mi ha stupito sempre un testo di Don Giussani che dice che cosa manca, no? Di solito, no? O che può mancare, non dico che manca sempre. Dice lui: l'incontro con un maestro o con un testimone desta e facilita questa autocoscienza, che diciamo la coscienza di sé, il senso religioso, il risvegliare di questa povertà di spirito, tutto questo, no? Desta e facilita. Ma l'uomo impara, incrementa la certezza, impara riflettendo su se stesso nella propria esperienza. Quando ho letto questa frase, e poi continuerò con la citazione, mi è venuto subito un passaggio del Vangelo che ha illuminato questo, perché è il metodo usato da Gesù.
Non stiamo qui parlando di qualsiasi testimone, stiamo parlando di il testimone. Nessuna cosa mancava alla testimonianza di Gesù, ovviamente. Quindi vedevano fatti eccezionali in continuazione. Stavano davanti a una presenza unica. Allora, in che cosa potevano verificare loro se quei fatti incrementavano la certezza? Quando si trovavano davanti a una nuova sfida. Immaginiamo che hanno visto due miracoli come due castelli, due moltiplicazioni dei pani, dove ha sfamato 5.000 persone ogni volta. Fatti eccezionali. Come si vede se quei fatti hanno incrementato la certezza? Quando si trovano davanti a una sfida successiva. Qual è la sfida successiva? Quando un giorno vanno alla barca e si rendono conto che si sono dimenticati del pane. E che cosa dice il Vangelo che fanno? Discutono come pazzi. Discutono come pazzi che si erano dimenticati del pane. Gesù avrebbe potuto, come ha fatto prima, sfamare 5.000, quattro gatti che erano sulla barca. Facile, ma non l'ha fatto così. Non bastava neanche, come tante volte diciamo, la sua presenza. Era in carne e ossa sulla barca. Ma niente le ha fatto smettere di continuare a discutere che si erano dimenticati del pane. Cioè, come se non avessero visto niente dei fatti eccezionali né dei due miracoli precedenti. E allora Gesù come risponde a questo? Che aiuto gli dà perché possano fare esperienza, cioè crescere nella consapevolezza di quello che hanno visto? Le fa tre domandine. Quanti pani sono avanzati la prima volta? Quanti pani sono avanzati la seconda volta? E ancora non capite. Non basta, dice quindi, il testimone che desta e facilita che restino con la bocca aperta quando ha moltiplicato i pani, quando vedono fatti eccezionali, non basta. Occorre riflettere, rendersi conto di che cosa questo dice, che cosa implica questo, perché altrimenti la prossima volta che siano sfidati, come se niente fosse successo. Per questo tante volte i fatti, se non incrementano la certezza, non è perché non siano veri, è perché uno non ha colto tutta la densità di quei fatti, cioè non hanno fatto crescere in loro la coscienza di chi avevano davanti. E per questo arriva la sfida, mi sono dimenticato del pane, ce l'hanno lì accanto come se non ci fosse. Attenzione, tante volte noi diciamo no, è che non c'era lui, no, questa volta c'era lui, in carne e ossa, ma continuano a discutere come se niente fosse successo. Quindi, che cosa manca? Manca
quello che chiama Giussani la riflessione sull'esperienza, cioè perché c'è esperienza solo se incrementa la consapevolezza di quello che accade. Senza questo non è esperienza, proviamo delle cose, ma non si fa esperienza. Per questo ti continua Giussani, neppure l'incontro con un maestro può supplire il lavorio della ragione. Questo pensiamo, no, ma questo è complicare la vita, no? No, complicare la vita no, perché è come uno che andasse a fare lezione e come verifica se quello che sta imparando di matematica è diventato suo, si è incrementato la certezza, no? della conoscenza che ha di quello che sta imparando, di quel tipo di problema che sta affrontando. Quando la prossima volta ne mette un altro problema di quel tipo e non lo sa risolvere, non lo sa affrontare, cioè, può star lì, può averlo fatto una volta per caso bene, ma non si è incrementata la conoscenza. E quando si trova davanti alla prossima sfida, fa il test, ma non fa il test moralistico che ne è bravo o non è bravo, no, semplicemente che non ha capito, che non ha imparato ancora. Quindi continua Giussani, il maestro può rendere molto più veloce e molto più immediata la percezione di sé, ma, secondo ma, la percezione di sé come atto proprio e personale è insostituibile. Perché se no non si incrementa. Solo al bambino nella dinamica infantile è lecito affidarsi totalmente al padre o alla madre, ma, terzo ma, l'adulto deve giudicare gli incontri che fa della corrispondenza che essi hanno con sé. Se non lo giudica, non si incrementa la certezza. Perfino con Cristo, cioè questo con Cristo non è un'eccezione, perfino con Cristo Natanaele, la Samaritana, gli altri hanno percepito questa corrispondenza come un'esperienza mai fatta prima e perciò decisiva. Ma se uno non lo capisce, quando arriva la prossima sfida si sono dimenticati del pane, discutono come pazzi, non rendendosi conto che hanno lì il panificio accanto. Quindi non è che questo cancella tutti i fatti che hanno visto, l'hanno visto, non è che l'hanno visto tutta l'eccezionalità di quella presenta, l'hanno vista, ma non ha incrementato la certezza. Possiamo fare tante volte partecipare a certi gesti, ma non cresce la coscienza della persona. E questo, per questo diceva, no? Che se questo non cresce non potrà resistere in un mondo in cui tutto dice il contrario. Per questo mi sembra che è cruciale fare tutti i passi. E quindi a volte l'ostacoli, come mi chiedevi, che succedano questi fatti che mi fanno rendermi conto che non ho capito o che sono un ostacolo, rivolto a una risorsa, perché quindi mi fanno fare quel lavoro come fa Gesù con i discepoli, li fa fare quel lavoro. Noi siamo amici se non saltiamo questo, se noi non veniamo subito a risolvere il problema delle persone. Gesù non le sarebbe costato nulla moltiplicare i panni per 4 gatti che erano la barca, ma se noi le rispondiamo in fretta e furia, perché così, no? Non si incrementerà e alla fine non siamo amici,
Gesù è amico, proprio per questo. Don Giuseppe è amico, l'ho sentito sempre amico proprio per questo, perché ci ha invitato a fare questo percorso, a fare questa riflessione sull'esperienza, perché il cammino al vero è un'esperienza, no? E non c'è esperienza se non si incrementa la persona, se non cresce, perché si sa, si vede che io ho fatto esperienza perché posso documentare che sono cresciuto, se no non ho fatto esperienza. Per questo in questi tempi mi sembra particolarmente decisivo questo percorso, senza il quale non so che resterà, sinceramente, dei tanti fatti vissuti, perché quanti fatti vediamo ogni volta che ci guardiamo, che ci raccontiamo, che ci mangiamo insieme, che ascoltiamo il testimoniante, quanti fatti. Ma poi arrivano le sfide e siamo come disarmati, ossia inermi davanti alle provocazioni del reale. Quando la persona cresce, la consistenza personale documenta che è cresciuta, se no è come se non avessimo fatto nulla, e dà la impressione che occorre ricominciare sempre da capo. No, occorre ricominciare sempre da capo perché in fondo è da capo, perché non abbiamo riflettuto su quello che è successo precedentemente. Mi viene in mente quella famosa affermazione di Don Giussani: vi auguro un cammino non è perfetto. Hai perfettamente ragione, no? Perché senza fare questo cammino che Gesù ha fatto con i discepoli e che Giussani ha fatto con noi, possiamo vedere i miracoli, no? Mi ricordo, non voglio allungarmi troppo, mi ricordo sempre di aver visto questo, diciamo, come esperienza, quando un ragazzo, dopo aver cominciato a spiegare il capitolo 10° del senso religioso, in cui Giussani dice: se io apressi gli occhi in questo momento con l'età che ho e mi trovo davanti il reale, le facevo come una semplificazione, se la prima cosa che vedo è il Monte Bianco, qual è la primissima reazione? Lo stupore. E arrivo, finisco la prima ora di lezione e vedo venire uno alla cattedra e dice: professore, io questo che lei ha detto oggi non ho bisogno di immaginarlo, mi è capitato. Come che ti è capitato? Non è che tu sei nato a 18 anni. No, mi è capitato perché ho avuto un incidente stradale e ho fatto mesi in coma, incosciente, e poi mi sono risvegliato. O sea, mi è capitato quello che lei ha detto. E è vero, per me era tutto nuovo. Tutto nuovo, i colori, le facce, gli alberi, questo che prima davo per scontato, tutto era nuovo. Ha ragione. Dice: ma oggi, quando lei ha raccontato questo, mi sono reso conto che questo già incominciava a figliolirsi. Dico: vedi, a queste le è capitato il miracolo. Ma resta ancora fare il cammino, perché senza fare il cammino non sarà familiare questo sguardo, e una volta che si abitui di nuovo torneremo come prima. Per questo il miracolo
la intelligenza di Don Giuseppe. Il miracolo è stupendo, ma senza un cammino perde intensità e quindi ritorniamo alla situazione di prima. Ultima domanda. Uno dei punti cardine della proposta di Don Giussani è la consapevolezza che ciascuno di noi viene al mondo avendo nel proprio cuore un desiderio di felicità, di pienezza, che costituisce il criterio per intercettare ciò che compie la vita. Questo riconoscimento è stato ciò che più ha affascinato me, così come molti altri della mia generazione. Allo stesso modo ha affascinato te, permettendoti di vagliare ogni cosa che incontravi alla luce di questo criterio. Oggi sembra che questo desiderio di pienezza nelle nuove generazioni si sia talmente affievolito da risultare quasi scomparso. Come conseguenza di questo affievolirsi, l'annuncio cristiano diventa poco interessante come la risposta a una domanda che non si pone. Questa sensazione non è solo nostra. Anche Galimberti, nel libro che avete scritto assieme, ricorda che tra i suoi pazienti la richiesta di senso non viene dai ragazzi ma dai sessantenni. I giovani, dice Galimberti, questa domanda non se la pongono nemmeno. Sembra quasi che questo desiderio non sia una caratteristica universale dell'uomo, ma la specificità di una generazione che va progressivamente perdendosi con la generazione che ha caratterizzato. Vorrei dunque chiederti se anche tu noti questo affievolirsi delle domande e se ti sei fatto un'idea di quale potrebbe essere la causa. Soprattutto vorrei chiederti qual è la strada perché il desiderio torni a infiammare il cuore dei nostri figli in modo che il cristianesimo torni ad essere una possibilità per tutti. Io non sono d'accordo su questo affievolirsi delle domande, perché proprio nella mostra che abbiamo fatto, vivere nel tempo dell'incertezza, avete una documentazione di come non semplicemente non si affibbiolite nella nuova generazione. Pensiamo nei rapper, dove c'è la documentazione alla grande, pensiamo al Shallow di Lady Gaga, pensiamo a tanti altri. Quindi potranno essere persone, giovani che non se ne fregano, ma sono tanti altri dove si vede in questi personaggi che non sono proprio devoti, no? Del cortile, dell'oratorio, ma hanno una domanda potentissima. Quindi mi sembra che quel annuncio di Nietzsche di che il nichilismo avrebbe dilagato, tante volte quello che documenta la situazione attuale è che a volte è ancora, avendo tolto tutte le, diciamo, i sostegni, vedendo la situazione, emerge sempre di più. Potrà essere tutto lo confuso che vogliamo, ma c'è. Cioè, che quello che diceva Ungaretti, il mio cuore oggi non è altro che un battito di nostalgia, no? Lo vediamo vibrare in tante canzoni che dilagano tra i giovani. Quindi mi sembra che, ma può evidentemente succedere, come dice Rilke, che tutto cospira a farlo tacere, no? Questo tante volte è così, no? E allora
Succede come, come dice la domanda, che allora è come se il cristianesimo tante volte si mettesse come risposta a una domanda che non c'è, no? Citando Niebuhr, nulla è tanto incredibile come la risposta a un problema che non si pone. Quindi, per questo dicevamo prima, la prima cosa che fa l'attrattiva è risvegliare l'io. La prima cosa che fa l'attrattiva è questa povertà ultima di spirito che ti rende di nuovo più te stesso. Don Gianni lo ha detto in tanti modi, l'incontro, no, è decisivo per risvegliare la persona, l'io si risveglia in un incontro. Quindi fa parte della natura dell'incontro anche questo risvegliarsi della persona. E come lo vediamo? Che cosa può facilitare una strada? Due fattori, secondo me. Uno, la realtà, perché la realtà sempre ci provoca. Abbiamo visto nel Covid, tanti che erano, diciamo, un po' defilati, no? O ammorbiditi nella paturnia generale, davanti alla provocazione così potente di un'esperienza come quella che abbiamo vissuto in momenti più alti di contagio, tutto il blocco, no? Ha suscitato, no, domande che in tanti pensavamo che già erano cancellate. Quindi la prima questione è se noi, quando la realtà ci provoca, assecondiamo, siamo leali con le domande che la realtà suscita. A me, questo, per me questo è stato decisivo, no? Perché se uno è leale, non occorre essere un santo, semplicemente leale con l'esperienza del reale che fa, non può non essere scosso tante volte, no? e vedere la propria umanità risvegliata davanti a certe provocazioni. Per questo mi ha colpito sempre quella frase di Don Gianni all'inizio del capitolo decimo del senso religioso, che ci si viene risparmiata la fatica del vivere, non potremmo veder vibrare la natura della ragione, la natura della domanda. Per questo un rapporto vero con la realtà è la prima strada umana attraverso cui si ridesta la domanda. Per questo, quando tante volte nell'educazione si vuole risparmiare l'impatto con la realtà, questo per evitare ai ragazzi, no, quello che la realtà nell'esperienza umana non le risparmia, non penso che le facciamo un bel servizio ai ragazzi, perché le togliamo quello che la realtà, e quindi il mistero, offre loro per vedere vibrare la natura della sua ragione, cioè il risvegliarsi della persona. Quindi questa è la prima questione, e lo vediamo perché tante volte i ragazzi hanno delle domande, hanno dei drammi che tante volte non esprimono perché non trovano un spazio negli adulti dove possano essere veramente se stessi. E quindi il secondo elemento, secondo me, decisivo è quell'aspetto più reale del reale, che è l'esperienza cristiana, dove trovarsi davanti una persona che vive con un'intensità le domande, che non le censure, che vive con più intensità. Pensiamo una persona che nel rapporto con l'altro, che non censura le domande, no? Tante volte questo è il momento in cui il rapporto acquista una densità che non aveva quando solo si parlavano di paturnie o di superficialità, no? Quindi lo stesso succede con l'esperienza cristiana. Se l'esperienza cristiana
non è quello che suscita costantemente la domanda, che ci rende più attento alla provocazione della realtà. Se non ci troviamo davanti persone che vivono con questa intensità, non superficialmente, la vita, i rapporti, eccetera, potremmo veramente essere come sfidati, provocati a un cammino. Quindi questa, diciamo, esigenze che ci troviamo dentro hanno bisogno di essere costantemente provocate, non stanno lì by default semplicemente, devono essere costantemente provocate, no? Per questo, cioè, come si ridestano le domande? Si ridestano con l'impatto con la realtà, no? Quanto più la realtà ci provoca, tanto più emergono le domande, e quindi allora ci sono le condizioni di possibilità per quello che dice Niebuhr. Allora appare la domanda per la quale il cristianesimo è la risposta. Ma tante volte pensiamo che il cristianesimo è venuto a cancellare il dramma, invece di esaltare il dramma, invece di esaltare la domanda. E quindi pensiamo che questo è la soluzione, no? La soluzione, perché questo è quello che fa il potere abbassa il desiderio, il potere lo calpesta, cerca di accontentarti. Cristo, come dice la leggenda del grande inquisitore, è venuto proprio per evitare questo, perché tante volte noi vogliamo scaricare sugli altri il peso della nostra libertà. L'inquisitore dice: ma perché sei tornato a rompere le scatole di nuovo, suscitando la domanda? Meglio si tornassi, già l'abbiamo convinto che staranno meglio, diciamo, assoggettati alla nostra, al nostro potere. Per questo che è cruciale è ritornare sempre a quello che ci ha sempre testimoniato Peggy. Mi permetto di finire leggendo questo. Chiedete a un padre se il miglior momento non è quando i suoi figli cominciano ad amarlo come uomini, lui stesso come un uomo, liberamente, gratuitamente, da uomo a uomo, liberamente, gratuitamente, lo stimano così. Chiedete a quel padre se non sa che nulla vale uno sguardo di uomo che incontra uno sguardo di uomo. Ora, io sono il loro padre, dice Dio, e conosco la condizione dell'uomo. Sono io che l'ha fatta. Tutte le sottomissioni da schiavo nel mondo non valgono un bello sguardo da uomo libero. O piuttosto, tutte le sottomissioni da schiavo nel mondo mi ripugnano, e io darei tutto per un bello sguardo da uomo libero. A questa libertà, a questa gratuità ho sacrificato tutto, dice Dio, al gusto che ho di essere amato da uomini liberi, liberamente, gratuitamente, da dei veri uomini, virili, adulti, fermi, nobili, teneri, ma di una tenerezza ferma, per ottenere questa libertà, questa gratuità. Ho sacrificato tutto per creare questa libertà, questa gratuità, per far agire questa libertà, questa gratuità,
per insegnare all'uomo la libertà. Mi pare che la tua ultima risposta concluda bene il nostro dialogo. Ci hai messo al lavoro per avere questo sguardo libero. Grazie, Don Julian. Ma ti aspettiamo altre volte. Va bene. Grazie. Rientrano a Milano, quindi dobbiamo salutarli, non possiamo fargli fare. Buonasera a tutti, grazie.